Rete 8, TV privata, un cenno storico. L'emittenza privata nasce a fine degli anni 70 in Italia, tra l'altro in Abruzzo nasce la seconda TV privata d'Italia, secondo alcuni la prima è stata Telebiella, la seconda fu TV Adriatica, proprio a Pescara. Dalle radici di quella esperienza lì era un'esperienza di sostanzialmente di radioamatori, di appassionati della fotografia e dell'immagine, che così da una radio privata, Radio Pescara, fecero nascere appunto questa TV privata. Una TV privata però all'epoca veramente aveva una diffusione scarsissima, perché non c'era una norma legislativa che consentiva alla TV privata di poter mandare in onda delle trasmissioni, perché c'era il monopolio della RAI. E quindi ci fu tutta una battaglia importante che arrivò fino agli anni 80, poi ci fu una normativa precisa da questo punto di vista e le TV private non dico che riuscirono a mettersi al pari della RAI, però anche con l'avvento di Mediaset e di altri network si riuscì a trovare una sorta di democrazia da questo punto di vista, una sorta di democrazia che è arrivata ad oggi al cosiddetto digitale terrestre, che vi dà la possibilità di prima i nostri nonni, i nostri papà vedevano il primo, il secondo e basta, non c'erano ancora i tre. Adesso sono centinaia di canali grazie a questo sviluppo tecnologico, in teoria per garantire pluralismo e quindi per dare la possibilità all'utente di avere un'offerta sull'informazione più ampia possibile. In realtà per noi operatori ci costringe ad affrontare un mercato molto più ampio. Fatto questo preambolo, la vita all'interno di un'azienda televisiva. Innanzitutto ha fatto una distinzione. L'azienda televisiva ovviamente è formata da una importante parte tecnica e la parte giornalistica. La parte tecnica è composta da un ampio studio televisivo, tutto quello che voi vedete in televisione, i cosiddetti interni, sono realizzati all'interno di un unico studio, preferibilmente molto ampio, perché questo studio dà la possibilità di essere suddiviso in tanti piccoli studi, perché adesso non so se conoscete i programmi di Rete 8, ma noi all'interno di questo grande studio realizziamo una decina di trasmissioni. Magari chi ci vede dice: ma dai, quanti studi televisivi ha Rete 8? Uno, è un grande salone. E poi ogni angolo viene sfruttato per realizzare una piccola scenografia dedicata a un tipo di trasmissione, il giornale, la rubrica sportiva, piuttosto che tutto. Il sito è diverso, il sito ti impone di dare informazioni in tempo reale, cioè accade una cosa, dopo 30 secondi già deve essere sul sito, anche meno di 30 secondi. La parte giornalistica. Cogliamo degli spunti dalle notizie che ci propone l'agenzia di stampa e in base a questi spunti andiamo a realizzare dei servizi. Un'altra fonte importante per generare e per costruire il prodotto del giornale è quello delle conoscenze e delle relazioni. L'altra fonte è una fonte in qualche modo indotta, perché c'è chi ha interesse a promuovere un'attività, un'iniziativa, un evento. E allora che cosa fa? Ci contatta e dice: guarda, noi stiamo organizzando questa cosa che ci sembra molto interessante, sarebbe interessante dare visibilità a questo evento che stiamo organizzando, e noi andiamo a formare le telecamere e cerchiamo di raccontare questa iniziativa. Questo noi rispetto al giornalista di carta stampata lavoriamo molto con l'immagine. C'è questo giornalista anche un po' simpatico, ironico, che ha questa capacità di andare in vari posti dove si tengono eventi importanti, e lui più che riprendere con questa telecamerina l'evento in sé, riprende i particolari, riprende uno di voi
che sbadiglia piuttosto che un altro che fa qualche atteggiamento strano. Ecco, quello è un modo veramente geniale di raccontare la realtà da un altro punto di vista. Giornalisticamente la definiamo la fotonotizia. Non so se vedete spesso sui quotidiani c'è una grande foto centrale sulla prima pagina dei quotidiani. Ecco, quella è la fotonotizia, nel senso che quella foto, chi ha scattato quella foto ha avuto la capacità di raccontare un evento con uno scatto. Può accadere questo, ma questo sta tutto alla sensibilità di chi ha una macchina da presa. Noi il lavoro che svolgiamo, i nostri operatori devono avere moltissimo questo tipo di sensibilità nel cogliere un particolare all'interno di un contesto, un fatto di cronaca piuttosto che un consiglio comunale o quant'altro. Deve avere la capacità di cogliere un attimo estremamente significativo che racconta più di qualsiasi altro istante il fatto di cronaca in sé. Nel telegiornale c'è un cosiddetto servizio d'apertura su un argomento più importante di interesse generale. Ci vuole molta intesa tra chi conduce e chi è in regia, perché si chiama il servizio, la regia deve capire ancora quando mandare il servizio, ci possono essere dei problemi tecnici del servizio rispetto ad un altro, per cui lì ci vuole anche molto mestiere nel essere capace magari di andare ad un altro servizio già pronto da mandare in onda e quello non ancora pronto di farlo aspettare un po', in modo che da casa non si accorgano di nulla. Le camere sono governate dalla regia con la delle manopole dei bottoni o anche l'ausilio degli operatori, e poi c'è tutta la parte relativa alla messa in onda e da non molto alla digitalizzazione, perché con il digitale terrestre tutte le TV private per legge si sono dovute trasformare in digitale. Cosa significa? Che prima ci servivamo del supporto analogico, la classica cassetta con il nastro magnetico da inserire nel videoregistratore e mandare in onda. Adesso è tutto computerizzato.